Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui con Need for Speed Payback. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora ragazzi, siamo qui con la nuova macchinina e dobbiamo andare per un'altra missione. Allora, vediamo un attimino. Buon viaggio piloti, sono la vostra curatrice. Ricordatevi di uscire ed esplorare il mondo. Aspettate ad affrontare la prossima corsa. Fatevi un giro a Silver Rock. Provate a cimentarvi in una o due attività. Le possibilità di aumentare la vostra reputazione vi aspettano. Ok, ok, allora noi un giretto comunque sia, ragazzi, ce lo facciamo. Ci abbiamo questa BMW che andiamo a farci un'altra gara. Io ragazzi sto registrando un po' di seguito perché devo dire che mi sta prendendo veramente così tanto, anche se, come detto, opera anche abbastanza vecchiotto, però lasciate fare tutto come ci pensate. Insomma ragazzi, un titolo di racing è più che accettato sul canale. Madonna, madonna mia, ti ho fatto proprio er filo filo. Le strade continuano a raccontarmi di gare in cui vince il concorrente meno probabile. Dice? In cui i più forti fanno un grosso boom, fanno un grosso boom. Non è strano che questo possa accadere una volta. Ma come non porsi domande se capita anche la notte seguente? Nel West Side, poi di nuovo a Bonville e di nuovo a Lungolago. C'è qualcosa di marcio in questa città e io, la vostra curatrice, scoprirò cos'è. Sì, ho un'idea. Ok, perfetto. Allora ragazzi, ho scoperto, non lo so se lo sapevate anche voi, ma posso andare a spegnere o accendere la macchina. Quindi con il tastino dell'analogico del nostro controller Xbox One. Allora, vediamo un attimino. Auto migliore, corsa livello 241, la nostra auto 240. Ok, dai, accettiamo. Vediamo un attimino che cosa possiamo fare in più. Io ragazzi, durante le cutscene vi vado a togliere la camera perché nello scorso video purtroppo ho dimenticato di farlo. Ci siamo, ora si fa sul serio. Spero che le tue nuove quattro ruote ti piacciono. Il tuo nome in codice sarà Sidewinter. Resta su questo canale, fai come dice il capo, vedrai che ne varrà la pena. Ok. Sidewinter, chiaro. Bene, bene, perfetto. Poi dopo, ragazzi, non so nemmeno se ci daranno qualche auto, eccetera. Non lo so, poi magari vediamo. Oggi a vincere sarà Kingsnake. Lasciategli il primo posto da metà gara. Dici? Ma secondo me non lo so se riusciremo, eh. Ora schiacciamo una barra. E schiacciala, schiacciala. Come la vuoi schiacciare? Con schiaccianoci o a pedate? Fammi capire, giovane, che cos'è? Vabbè, vi batterò. No, no, troppo prima, troppo prima. Ammazza e caciara. Guarda quest'altro qua che si è andato di infrocia contro il muro. Oh, biondo, dove vai? Ma guarda questo qua. Cioè, ragazzi, la nostra macchina proprio, eh. Ehi, ehi, credevi non ti stessi osservando. So cosa hai in mente, non era l'infa. Decido io quando mostrare le carte. Sono stanchi di aspettare. È ora di regolare i conti. Oh, biondo, torna indietro. Mi sa che questo qua, ragazzi, ci farà veramente tanto male, eh. Oddio, siamo ancora a metà gara, però. Anzi, sono tre giri. Siamo quasi a metà gara. Mostraci che sai fare, passa davanti. Forza, Tiger. Kingsnake non deve vincere. Lo so, però, che cos'è? Dai, aspetta, che però comunque sia, non è manco lui. Venado. Sì, infatti non è nemmeno lui. Guarda qua come se... Biondo, elevati dei maroni. L'anima degli mortecci tua. Sai che c'è? Va bene, corri e goditi la vittoria, ma poi vattene via di lì. Sei il mio asso. L'idea è quella. Ok, ultimo giro, ragazzi. Non famo cagate, perché sennò qua ci giochiamo la reputazione. Ma te ne pentirai amaramente. La truffa è finita, Navarro. E anche la patente. Quindi, oppela. Damos, eh. Guarda qua che derapation che te fa. Oddio, madonna. Forza ancora un po', ormai ci sono quasi. Piano, piano. Che c'è, Will? Ok, goditi la vittoria, ma ricorda, mi senti vivo. Ok, perfetto. Abbiamo vinto. Cosa veramente fenomenale con questa BMW, che poi tra l'altro non so se... Ma sicuramente l'abbiamo rubata a qualcuno, eh. Ti è piaciuto, Lina?
Questa tua bravata costerà un sacco di soldi a un sacco di gente, Tyler. Vuoi fare la guerra alla loggia? La città è nostra, strade incluse. Ogni corsa, ogni sfida, ogni rally fuori strada. E la loggia vince sempre. Ma lascia fare, non è vero. Stasera, però. Miss Navarro, c'è troppa gente. Miss Navarro, zitti. Ci si vede. Ciao, cara. Ci si vede, sì. Guarda qua che BMW che ci abbiamo. Che, come detto, ragazzi, non so se l'abbiamo rubato a qualcuno, ma sicuramente. Fate in modo che non arrivi mai a casa. Bene, anche, ma sta stronza che non sei altro. E che cos'è? Ma pensate. Vabbè, dai, però, ma non è vero. Ma scusate, ma abbiamo vinto. Ma che cosa? Ma levati dai maroni. Damose, che qua ci vogliono fare la pelle. La loggia è furiosa, caccia. Lo so, però. No, non va bene, va male. Mi servi vivo per la prossima parte. Semina la scorta e poi vediamo. Sto stronzo, guarda. Ma facile. Ma scusi, ma buon uomo, ma dico, no? Ho capito che tu c'hai l'auto migliore della mia, però. Cioè, ma sei venuto proprio a schiantare contro. Ma sto malato. Damose, via. Uppela. Ciao caro, ci si vede, Cacchio. Sei finito. Cavolo. Sì, mi sa tanto che siamo nella M. Vabbè, ci proviamo, A ridagliala tu qua dietro. Che, giovane, e dai. La posta in gioco è troppo alta per lasciare qualcosa. Il caso non c'entra, per questo. Dai, che cavolo, levati dai maroni. Dagliela. Levati dai piedi. Appunto. Levati. E basta. E che è sta violenza gratis? Dai. Perché ci vuole tanto? Perché ci vuole ma. Meglio per te. Tu l'hai fatto entrare. Non rivederci. Ciao giovani, ci si. Madonna mia, ci si vede? Ma ancora dietro ce li ho? E sono ancora tutti e due là. E che cos'è? Ma non li provocare pure tu, ma dai. Ah, scusa se sono impegnato con un branco di scagnozzi furiosi. Scusast. Che cos'è? Damose. Ben ti sta. Quello che ti ci vuole. Prova ancora. E sei sistemato. Ma non li provocare, ma vedi che sei pure te però, dai. Cioè, dai, ma scusate, ragazzi, ma li sta provocando, ma non è colpa mia. Ok, dai, li abbiamo persi, finalmente. Levati. Dov'è che dobbiamo andare? Dallo scommettitore. Fatto. Seminato. Bene, invio la mia posizione. Madonna, però la macchina non esiste quasi più, Gli abbiamo fatto il popò, va bene, però. Ci sono quasi. Sì, era dai. Ci ho pensato io. I vibratori non si fideranno più. Lo credi davvero? Sei adorabile. Il suo capo ha in mano tutti. Non le serve la loro fiducia. Troverò uno. Ehi, hai già uno. Me. Ok. Siamo arrivati, Siamo arrivati. Piano. Immagina una città senza rischi e in cui ogni scommessa è truccata. Ecco. Che cosa vuole la loggia? E non si fermeranno finché non la otterranno. Sono un pilota di strada. La cosa non mi riguarda. Cosa? No, certo che questo ti riguarda. E come? Il loro capo è chiamato il collezionista e ha un solo vizio. Le auto. Sai cos'è il rush dei banditi? Sì, è la madre di tutte le corse. Sì, lo è. E la loggia? La truccherà. Vengono scommessi milioni e lui ne prende una percentuale. Stasera era solo una prova e la tua bravata mi ha dato un'idea. Ascolta, ho visto come guidi. Sei il miglior pilota di questa città. Devi solo arrivare alla gara. Se vinci il rush, la loggia e Navarro crolleranno. Hai visto che pilota che ci abbiamo? Anzi, che ti sei fatto? Non è la mia guerra. Salvatelo da solo il casino. Non sono le tue strade?
E allora? È la tua guerra. Poi che cos'altro gli lascerai? Ok. Va bene. Dove si va, biondo? Dove andiamo? Forza, a casa. Andiamo a casa e pensiamo alla farsi. Ok, bene, damo se. Morto bastardo! Ti ho dato io il loro numero, ho garantito per te. Quelli come me sono solo degli ostacoli da rimuovere. Hanno cacciato metà delle bande perché non collaboravano e avranno paura di te. Dovrebbero averlo. Non so che cosa sia successo, però. Opera. Cioè, stiamo a riportare i birilli a casa, però, eh. Cavolo, è messa malissimo sta macchina, eh. Molto carina, molto bella, cammina, certo, 260... 70? Sì, più o meno. Sì, vabbè, però contro i muri, no, eh. Giovane, che cos'è? Ho capito che l'auto forse non sarà nostra, però. Lascia fare. Cose dalla tua corsa, Navarro. Invece hai deluso un sacco di gente. Cos'hai da dire? Ho sistemato tutto. Eccala. Bene. Ci hanno teso una trappola. Anzi, ci volevano far fuori proprio, eh. Cavolo, però sta Navarro, eh. Ce l'ha con noi. Cavolo, però noi c'eravamo. Pure. A posto, sembriamo senza macchina, signori, siamo appiedati. Che poi tra l'altro noi ci siamo fidati di questa tipa all'inizio. Quindi era tutto per poter arrivare a quella macchina. Pronto? Ho bisogno di una macchina, scusi. Ok, ci sto. Ah, adesso sì. Bene, bene, bene. Ti servirà una banda. È una macchina pure, eh? Che cos'è? Amber Valley. Grazie, bello. Alle 7 di mattina. Concentrati, Mac. Puoi superare anche questa. Tira fuori il sorriso. E sorridi, sorridi. Eccala. Ehi! Astringent! Sono un tuo fan, sai? Ashtiger. Ah, bene. Gli abbiamo dato un nome diverso. Selfie tigre! No, amico, niente selfie. No, ho detto... Fai roar? Roar. Roar. Epico. Pensa sali tu. In auto. Cosa? È molto bella questa macchina, però, eh. Certamente, ragazzi, noi la faremo proprio una tamarrata quando ci sarà occasione di farla più tamarrata, non lo so, comunque. Che schifo di musica è questa? Qui Ash Tiger, in diretta dalla Ash Mobile con il maestro della derapata, Mac Allister. Ok. Dici tutto su come si derapa, Mac. Dobbiamo fare 3 derapate. Non sarà facile, ve lo dico. Stersi violentemente. Ecco, guarda qua. Guarda qua che... tutta la notte. Se ha voglia. Non sarà facile, ragazzi, fare le derapate non sarà per niente facile. Uppela. Hai davvero detto LOL? Oddio santo. Ragazzi, io non sono bravo a derapare. Vabbè, questo qua che si sta a fare i selfie. Gli stiamo a distruggere la macchina, però, dai, che cos'è? Ed ecco fatto. Rifacciamolo, però più intenso. Senti, pure. Io non... non accetto un no. Va bene. Sai che ti dico? Faremo il mio tracciato preferito. Cioè? Quale sarebbe il tuo tracciato arriva a destinazione. Oddio, no, devo però, fare. Niente male come assetto. Usare gomme è un gioco da ragazzi così. Assetto. Fammi indovinare. L'auto era già in assetto da derapata quando l'hai comprata. Ovvio. Oh. Madonna, aspetta che ce ne siamo andati all'agito. Ho iniziato a derapare e ora non posso più farne a meno. Io roba da gangster, fra. Non parlare così. Per questo sei venuto in America, per sfuggire al tuo passato criminale. Comunque sai quante gomme ci vogliono per le derapate. Questo è il paese dei SUV, delle muscle car, delle strade sconfinate. Il luogo ideale per ripartire. Mi sa che ce l'hai fatta. Sto per renderti strafamoso. Dici? C'è chi ha tutte le fortune.
E qua signori, un consiglio da esperto per i tigrotti in ascolto. Hai tipo un pulsante per le derapate o roba simile? Sì, proprio così. Basta premere il pulsante. Damo, se va. Altro che derapate qua. Qua è derapation. Non ditemi che devo fare la gara di derapata. E come sapevo, derapata per battere il punteggio traguardo, più a lungo derapi, più punti fai. Mantieni l'auto in derapata per ottenere il moltiplicatore punti. Andiamo proprio chi contro fiocchi, signori. Ecco, vera musica. Le cose potrebbero farsi tese, tigre. Ti prego, non vomitare. Scherzi, ho un sacco di giochi di corsa. Ma come giochi di corsa? Ma mi scusi, buon uomo. Mantieni l'auto in derapata, non sarà fa... Porca Iva, non sarà facile. Mi sto ancora scaldando, ok? Aspetta. No, cavolo, l'abbiamo perso. Cazzo, però non è facile, eh. Certo. Forse meglio con il gamepad che non con il volante. Anzi, forse credo che col volante sarà anche più facile. Non lo so, ragazzi. Non riesce a resistere. Ci provo. Piano, madonna mia, ammazza e caciara. Così tanto facile. È perché lo è. Però credo che più ne faccio e più sarà difficile poi dopo arrivare a quel punto. Una pessima idea. Hai detto più intenso. Il cliente ha sempre. Ma che? Ragione, no? Fast and Furious Tokyo Drift da qui, eh? Altro oh che. Oddio, no, no. Ma che lollello, state zitto qua davanti. Che te viene da vomitare? E vomita. Allora, oddio, sa, guarda qua che figata. Ora? Vomita. Tyler, sei tu, amico mio? Ehi, hey Mac, quanto tempo? 6 mesi, è stata dura senza la banda. Non dirlo. Ma quello sta vomitando veramente. Pensavo che faceva finta. Torni in azione? Lo sai, io ci sono. Bene. E senza fare domande, ti annoi, eh? Non sai quanto. Senti, c'è anche Jess. Ci sto lavorando. Ehi, hey Mac, mi hai fotografato mentre sboccavo? No. Fai in fretta. Te te credo, si è rotto le palle ed è stato questo. Che sbrocca come se non ci fosse un domani. Silver Rock Centro, ore 03. È 3 di mattina? Andiamo a rompere le scatole alla gente? Bene. E abbiamo un Audi. Anzi, la signorina Jess ha un Audi. Ok, aperta, ci sono. Jimmy, coprimi, ci sono guardie. Guarda qua, che roba. Siete in ritardo e io odio aspettare. Cosa? Mm. Stiamo facendo una rapina qui. Ah, Jimmy! Cioè, vabbè, però no, rapine coi morti. Bene. Siamo messi male, mi sa, eh? Ehi, patti chiari, pagherete per due anche se uno di voi dovesse tirare le cuoia. Bene. Damo, se va. Siamo con Jess. Via. Ah, cavolo. Ok, conosco un tipo. Resisti. Non ce la faremo. Oh, forza. Ci stiamo solo divertendo. Te zitto. Le unità, probabile rapina nel quartiere dei Casinò. Inviamo unità a indagare. Ma no, ma non inviate nessuno, ma... Dica. Miller. Devi farla proprio ora. Jess, sono Tyler. Hai un minuto? Tyler? Ehi, resta sul telo. Se mi sanguini sui sedili, giuro che... Ehi, Ty, non è un gran momento, scusa. Aspetta, Jess, ho un piano. Dopo 6 mesi la prima cosa che mi dice è che ti serve il mio aiuto? Jess, io... Tyler, seriamente, ora ho parecchio da fare. E lascia fare. Non vedi che qua stiamo a sbroccare tutti? Il quartiere di Casinò, soggetto con possibile ferita d'arma da fuoco su un Audi nera. Si dirige a nord su Bully Street. Bene, poi ci hanno sgamato. Teniamo gli occhi aperti. Maledizione, Tyler, ti ho detto che non è il momento. Già, per la miseria, Tyler. Le parlo io. Ehi, Jess. Mac, Ty deve essere disperato per coinvolgerti. Ah, mi conosci. Per me è solo divertimento. Qui è dove mi spieghi il piano di Tyler? Per niente. E non accetterei. Vuole affrontare Lina. Lina? Ora è con la loggia. Per la miseria, ma che vi prende? No. Signore, ancora tanta strada da fare. Piano. Ci siamo quasi. Aia. Di già. Sei davvero un artista della fuga. Mi pagate per questo? Speriamo che Opera pagheranno così tanto, eh. Digli che ti manda Jess. Ti ricucirà lui. Bene.
Ok, allora raggiungiamo il nascondiglio. Ah, ma c'è pure il tempo, c'è, ma... Dagliela. Ada 35, c'è un riscontro su Castle Street Nord. Roger, inviamo unità. Io, ragazzi, spero che siano modificabili le macchine, perché veramente sono dei polmoni. Certo, l'Audi, tutto quello che volete, però se... Senti, Jess, è un piano a prova di buco. Sono dei polmoni. Dai, Lina in la loggia. Passami, Mac. Non puoi farne a meno, eh? Ti interessa? Il piano? Quanto è folle? Cavolo, credimi, è roba da matti. Inseguimenti, acrobazie, colpi impossibili. Niente che ti piaccia. Lina ci ha fregato 6 mesi fa ed era sola. Vorresti batterla ora che è insieme alla loggia. Guarda che è successo a Rab. Ah, ma diverso. Noi tre insieme. Possiamo farcela. Dici? La vecchia banda riunita. Ho i dubbi. Tu, Jess, facciamolo. Digli che ci penso su. Ma non ci pensa, accetta e basta. Adam 13 in viaggio. Ma che Adam 13 in viaggio? Oh, giovani. Oppela. A posto. Non abbiamo avuto rogne fino ad adesso, però raggiungi la via di fuga. E vabbè, però. Ho preparato quest'auto apposta per voi. Ah sì? Su, balliamo. E balla. Inizia a mettere la musica. Tempo prolungato? In che senso, scusa, tempo prolungato? Non ho capito. Mi sa che mi è sfuggito. Dove ti trovi in questo momento? La situazione di mano. Dirige a ovest attraverso Mobile. Ricevuto. Ma come, scusate, ma non andava più piano prima? Cos'è? Cambia. Madonna. Scusi, Jess, scusi. Non l'ho fatta apposta, sai com'è, no? Incidenti stradali capitano. Non tutti i giorni, però. Capitano. Ah, via Damos, cioè dobbiamo andare via di qua. Adesso mi doveva prudere il naso? Non poteva aspettare il naso? E biondo, e levete dai maroni, scusi, lo so che lì non c'entra niente, però... Ah, ma non cammina, ma manca a pagarla d'oro sta macchina, oh. Aia! Ma che... Ah, ridagliela, perché sei tu che ti fai male, biondo. Dagli. Ehi, con calma. Appunto. La macchina è mia, giovane. Poi me la paghi tu, eh. Pensate. Il soggetto è diretto est sulla I-620. E che famo? Lincoln 30, non posso proseguire. Nessuna pattuglia di inseguimento. Appunto. Siamo fuori, richiedo nuova unità alfa. Restane fuori. Abbiamo perso di vista il soggetto. Si dirigeva a nord attraverso Silver Rock. Si dirigeva, appunto. Guarda qua che derapation che te faccio. Jess, ciao. Allora, parliamo del tuo stupido piano. Non è... Sì. Vediamoci. Dove sei? Ok. Bene, ci possiamo incontrare con Jess, con Taylor. E sperando che sia un ottimo piano. Aerodromo 73 la mattina dopo. Bello. Molto affascinante come posto. Non ho mai sentito un piano più stupido di questo. Io voglio restarne fuori. E fai bene. La banda migliore porta sempre un pilota a rush. Quindi basta battere le fazioni di strada di Silver Rock. A Mac fuori strada e derapate, a me il resto. Che mi dici della loggia? Controllano ogni affare losco in città. E qui entri in gioco tu. Avranno un sistema a prova di bomba. Parla ai tuoi contatti, scopri di che si tratta e poi li neutralizziamo. Quindi vinciamo la gara, sconfiggiamo la loggia e contiamo i dollaroni. Semplice. Fa ricchezze. Navarro che rotola nella polvere. Voi idioti vi fareste ammazzare senza di me. Ci sto. Manca soltanto il meccanico? Sai bene che non ce la faremmo senza il nostro ingegnere preferito. Ma falla finita. Visto che siete così disperati, potete usare il mio garage, ma a un paio di condizioni. Primo. La banda è tornata, baby! Ah, calmo. Almeno un'auto ce l'avete? Una scommessa. Era una puntata sicura, ma sai com'è? Sul serio?
Ho delle auto nel retro, clienti che non pagano. Sono circondato da... Vabbè, dai, l'hanno lasciato lì, poverino. Ok, ok, allora vediamo. Oh là là, guarda che figata. È un'auto tost. Sono passati 30 anni, ma va ancora da 0 a 100 in 6 secondi. La Golf GTI, l'auto che ha lanciato la moda delle hot hatch, è ancora una puledra di razza. Madonna, signori, e che ve lo dica a fare? L'omaggio della Honda al Roadster degli anni 60. Spingi quel motore VTEC a 9000 giri per scoprire cosa sa fare. Signori, io lo so, potrebbe essere una caponata, però... Allora, cavalli vapore 2,37, velocità massima 2,41, 2,24. Lo so, potrei andare direttamente con la Volkswagen Golf GTI, però potenza nitro 3,6, tempo in volo, atterraggio, potenza dei freni, risposta dei freni, e... cavalli vapore 2,37 con velocità massima 2,41. Allora, io ragazzi direi di prendere questa Honda S2000. Non lo so, sono indeciso. E vabbè, però questa qui 2,75. 2,75, questa qui 2,37. 2,75, 2,30 di velocità massima. E... signori, faccio la caponata e selezioniamo quest'auto, dai. Guarda qua che figa... vabbè. Sì che è esagerato però, eh. Buona scelta. Sicuro rispetto ai miei bolidi, ma andrà bene. Credevo ti limitassi a farne il tuning. Ok, ti sei appena meritato una bella lezione. Che bisogna fa... No, aspetta... No, vabbè. Niente male. Vediamo se basta tenerti in testa. Mi sa di no, però, abbiamo fatto la scelta sbagliatissima. Madonna mia, non cammina. Non va. Ammazza il polmone che mi so pigliato. Oddio, aspetta, aspetta. Rav, dove vai? Vieni qua. Signor Rav, scusi, Avanti, Tyler, corri. Corri sta cippola. Scelta era lavorare per lo scommettitore o la gara. Sei cambiato. Aveva dei piani per me, convinto che i miei erano migliori ed eccoci qui. Tyler, non sai che ho smesso con quella vita. Siamo divertiti ma sono seccato. Qui ho un'attività ben avviata. Ti ha tradito, Rav. Non vuoi che venga fermata? Sei qualsiasi cosa per passare sotto il cofano di quella Koenigsegg. Ma non sono più arrabbiato. Ho trovato la pace. Felice per te. Sì, diciamo che va bene, però secondo me qualche piccola modifichina va anche fatta, che poi tra... Ti stai trattenendo, vero? Ma no. Trattenerti. Non lo farò. Guarda qua, derapatoni! Madonna mia, che brutta morte che abbiamo fatto. Vabbè, mi sa che Rav però ha preso la scorciatoia, mi ha fregato. Non sapevo di poterla prendere. Sempre una prima volta. Dici? Bah, secondo me sì, poi mancano 500 metri. Rav, torna indietro, biondo. Mo te prego io qua. Vabbè, dai, su. Ma hai fatto il possibile, Tyler. Ma non avevi speranze. Ma come? Ma scusi. Ah, 13.300 dollaroni. Totale, le speed guard migliorano le performance dell'auto. Ottieni speed guard vincendo eventi. Ok, speed guard prima, seconda o terza. Allora, monoblocco, freni nitro accelerati. Così funziona. Allora, novità attuale. Monta. Allora così funzionano. Mac, siete spariti voi due? Da Rav, ma non aveva niente. Andiamo dal rivenditore per delle ruote da fuoristrada. Ok. Oh, sì. Pensi di farcela? Posso darti dei soldi? No, ce la faccio. Ho un po' di risparmi. Ok, ok. Allora, vediamo un attimino.
Ogni rivenditore è specializzato in un diverso tipo di versione. Ci sono 5 tipi di versioni da scoprire: corsa, derapata, fuoristrada, accelerazione e fuga. E su questo non ci piove. Allora, versione da fuoristrada. Usa questa versione per gli eventi da fuoristrada. Questi veicoli sono specializzati nel controllo in fuoristrada e nei salti. Beh, quale preferisci, Mac? Allora, cavalli vapore 346, 227 in... La Land Rover? Sì, scusate, ma... Allora, aspettate, no? Bellissima questa, però, Prezzo del veicolo $50,000. Però questa qui, come detto, è più da salti e da sterrato. Non lo so, ragazzi, io andrei proprio con la Subaru Impreza. Dai, acquisto questa, lo so, sto a fare la minchiata, però. Secondo me a piedi io sono più veloce di quell'affare. E dai, Jess. Non diceva sul serio. Ora devo darti una lezione. Madonna. Sì, mi sa tanto che abbiamo fatto pure un bel buco nell'acqua, però, guarda qua. E che è sta rottame? M'ammazza, oh. Tu vai sull'asfalto, io faccio fuori strada. Vediamo chi è più lento. No, aspetta, l'ho mancato. Ma pensa a te. Vabbè, mancato con mancato. Tanto ormai. E dai, ma che cavolo di... Ma pensate, ho capito direzione sbagliata, però. Davvero, Mac, perché lo fai? In che senso? Intaschiamo una mega ricompensa e diamo una lezione a Navarro. Non ti basta? Ti conosco, Mac, non è così facile. Dai alla tua crociata personale, ma perché è diverso? Sarò onesto, Jess. Dopo che ci siamo separati mi sono arrangiato con dei lavoretti. E a volte erano per la loggia. Abbiamo perso una scommessa. Uppera! Vabbè. È stata una scommessa. Ma non ci cambia. Non è una scommessa se sai chi vincerai. No, vabbè, ragazzi, è inguidabile. Tu hai i tuoi affari, Jess. Non hai bisogno di noi. Perché sei qui? Qualcuno deve tenere d'occhio, sai. Affrontare le passioni per disputare una corsa impossibile. È arrabbiato e ossessionato da Navarro. Lui avrà bisogno di te. Quindi per te potremmo farcela. Quando è finito tutto, è sparito per 6 mesi. Se è tornato, crede di poter vincere. E non gli permetterò di andare in guerra da solo. Lo sapevo, ti mancavamo. Mac, avrete il mio sostegno finché non farete gli idioti. Sono qui per voi, non per il brivido. Ti conosco, Jess. Ok. Non puoi farne a meno. Siamo arrivati sani e salvi, credo, beh, non lo so, però... Ok, dai, diciamo che abbiamo quasi recuperato i soldi spesi. Reputazione, 225.000. Allora, questa volta vado qui. Vediamo. Dei freni, testata. Allora, gestione speed card. Puoi usare le speed card in molti modi. Monta, 20, scambia, invia al garage. Invia questa speed card a Rev nel garage, ok. Come detto, invia... Invia al garage. Sì, perché comunque sia ce l'ha chiesto lui, quindi va bene. Lo ammetto, credevo non ce la facessi. Non si vince granché puntando sul sicuro. Ben detto, ma io preferisco ancora le strade, grazie. Ok, quindi dobbiamo andare più in avanti? Ehi, Rav, che c'è? Bell'auto, Mac. Vale fare un giro fino al garage. Detto fatto. Ah, ok, quindi allora stiamo andando al garage. Bene, bene. Allora, vai al garage. Però devo dire che questa zona è molto, molto bella, eh. Eccomi. Ho preparato questo spazio per voi tre. Metteteci pure le vostre auto. Elaborate, verniciate, create il vostro stile. Perché non provate anche a migliorare... Le prestazioni, le vostre auto saranno migliori. Ok. Ho fatto il ricambio in giro per l'officina. Basta che rimettiate gli attrezzi al loro posto. È chiaro? Va bene, va bene. Allora, il tuo garage. Qui è dove puoi personalizzare, conservare e vendere le tue auto. Allora, vediamo un attimino. Personalizzazione performance. Scegli la tua auto da fuoristrada e seleziona personalizzazione performance. Monta la card, la speed card testata che hai inviato al garage.
Allora, vediamo un po'. Abbiamo questa, questa e questa. Questa qui. Ammazza però quante macchine che abbiamo però, eh. Ok, allora io ragazzi punto su questa. Vediamo un attimino. Personalizzazione, estetica, aspetto, vernici e warp. O warp. Allora, questa ci dice di montare la testata. Quindi monta articolo, speed guard montate, congratulazioni per aver aggiornato l'auto, scegli il comando guida per saperne di più sulla personalizzazione delle performance, la... ok. Quindi, aspetta un attimo, personalizzazione performance, scambia oppure esci. Allora, vediamo un attimino, elementi cosmetici, cosa sono? Guarda qua, colore della nitro, nitro blu, platinum. Allora io ci monto, aspetta. Però, ah, sono tutte quante uguali. Fumo degli pneumatici, blu, tutti quanti blu sono. Vabbè. Luce, oh là là, guarda qua che figata. Ma tutte quante blu sono, vabbè, comunque. Sospensioni e clacson. No, per il momento niente, va bene. Guarda qua che figa. No vabbè ragazzi, ha vinto tutto sto gioco, eh. Vernice warp, trasforma automata in vere. Ok. Dunque allora, repertorio, modifica. Oppure, ah no, questi qua sono soltanto i warp. Allora, tuning aspect. Però scusate, repertorio, non è nessun warp. Modifica, vernice. Guarda qua che figa. No vabbè ragazzi. Materiale avanzato. Aspetta un po'. Un bianco ci sta tutto. Materiale. Ultimo predefinito. Cromato. Anzi, aspettate. Ultimo. Cromato oppure lucido. Cavolo, però il cromato ci sta anche bene, eh? Però per il momento, no aspetta, per il momento va bene così. Sì, va bene così. Salva le modifiche. Nuovo warp. Salva, ridagliela. No, aspetta, che cavolo. Ah ok. Dopodiché, tuning e assetto. Aspetta. Guarda qua. No, vabbè, dai. Curvatura posteriore. Madonna. No, vabbè, ragazzi, dai, ha vinto. Personalizzazione estetica. Più la magia diventa realtà, più ti dai da fare là fuori, più riuscirai a potenziare il tuo bolide qua dentro. Lo stile è espressione. Che messaggio vuoi mandare? Personalizzazione estetica. Ricambi fisici della tua auto. Controlli i punti della... Ah, punti della... Vabbè. Guarda qua. Cofano. Paraurti. Splitter. I cerchioni. Parafanghi. Specchietti. Cristalli. No, vabbè. No vabbè dai. Guarda qua le targhe. Marmitte. Targa. Cambia. Testo. Cornice. Need for speed. Vai. Oddio. Ma c'è. Ma pensavo che fosse. Vabbè. Comunque vediamo un attimino anche ruota posteriore. Cerchi, pinze, dischi. Per il momento non posso fare niente. Aspetta, minigonne. No, aspetta. Queste mi sembrano più carine. Ruota anteriore, però non posso ancora cambiare niente, anche gli pneumatici. Vabbè, signori, ha vinto tutto. Ha vinto completamente tutto. Personalizzazione performance. Allora questo qui. No. Ok. No, aspetta, ma è già montata. Sì, è già montata.
Ok, allora scambia, esci. Vediamo un attimino quello che abbiamo combinato. Che cos'hai, Rav? Due fazioni nel deserto meritano la vostra attenzione. La prima è la fazione da corsa dei Calaveras, guidata dalla Katrina. Un gruppo di ragazzini a cui piace giocare con la morte. Mac, bene. La seconda è per te. La Lega 73. Una banda da fuoristrada guidata da una carogna di nome Udo. Non fanno che correre attorno all'aerodromo sfasciando i miei prototipi. Allora, a chi tocca? Non lo so, vediamo un attimino. Ok, ma guarda qua che figata. Poi sfidiamo i capi in un testa a testa. Ci faremo una reputazione per partecipare al rush dei banditi. No, vabbè ragazzi. Ha vinto completamente tutto sto gioco, eh. Andiamo a conoscere la Lega 73 e sfidiamoli a una corsa. Ok ragazzi, ok, allora... Arrivati a questo punto io direi di completare qui questo secondo episodio della serie di Need for Speed Payback. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e mi raccomando vi invito a lasciare qualche like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!